Beati i perseguitati a causa della giustizia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi vive le beatitudini, chi vive fino in fondo il Vangelo, deve sempre pagare, ha sempre uno scotto con cui fare i conti, perché le beatitudini sono il contrario della logica del mondo. Le beatitudini sono in conflitto con l'egoismo e l'individualismo di un mondo senza Dio, di un mondo senza Vangelo, e io direi di un mondo senza umanità, perché le beatitudini sono certamente strada evangelica, ma sono una strada di umanità piena, di umanità vera. E la storia ci ha insegnato che chi veramente crede nella giustizia, crede nella pace, crede nel dialogo, crede nella non violenza, crede nella mitezza, crede nel riscatto dei poveri e degli ultimi, chi lotta per tutto questo viene sempre perseguitato, non viene compreso dal mondo, deve porsi appunto in conflitto con il mondo. Sì, io credo che Gesù è il mite, che Gesù è il pacifico, che Gesù promuove la pace, che Gesù è colui che si fa carico dei problemi degli altri, che Gesù è giustizia, io sono disposto a pagare per questa mia fede, così come hanno pagato i martiri di ieri e i martiri di oggi. Dinanzi a tutto questo dovremmo arrivare, scrive il Cardinale Mendoza, a dire con tutta umiltà ma con verità: beati siamo noi, poiché le beatitudini sono una chiamata, sono un appello, la possibilità aperta di un incontro nuovo, ma anche un riconoscimento alla vita di ciascuno di noi, a ciò che già è, a ciò che l'amore di Dio potenzia in noi, a ciò che ogni volta di più si manifesterà progressivamente nella vita di ciascuno. Le beatitudini allora sono il nostro programma per vivere veramente la vita di Gesù. Le beatitudini sono il nostro programma per vivere la nostra esistenza cristiana e per percorrere e vivere la strada della felicità. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!